Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing, anzi retro riviste. Andremo a esplorare tre riviste inglesi Sinclair User. Questa è del novembre del 1982. Il link per scaricare altre riviste Sinclair User in PDF lo trovate in descrizione. Andiamo a vedere rapidamente cosa parlavano nel 1982 sulla rivista britannica Sinclair User. Il Sinclair che decolla con un business plan Spectrum, le spedizioni hanno praticamente un aumento di gente che si lamenta. Codice macchina rivisitato ZX81, il decollo diciamo delle vendite continua. Convertire il vostro ZX81 in uno Spectrum, ci sarà presto un nuovo computer della Sinclair, e poi ci sono una serie di pagine per dedicate ai programmi. Andiamo a vedere praticamente cosa c'era, di cosa parlavano, come era rivista. Quindi questo è l'indice, i contenuti sono circa una sessantina di pagine, grosso modo. Non è che poi fosse una rivista molto molto lunga. Spazio giochi dal fondo, helpline, un collegamento diciamo di lettere di aiuti, competizione praticamente per i giochi, riviste per libri e programmazione, e poi diciamo il codice macchina, spiegazione interna del Sinclair di cosa c'era, del software, come utilizzare l'hardware, un po' di futurologia, spazio lettere, notizie, e poi diciamo l'editoriale del Sinclair User Club. Va bene, questo era, ci ho fatto un podcast su questo ZX81. In Italia ebbe uno scarsissimo successo, non era nemmeno costruito e i componenti erano difettosi. Comunque andiamo a scorrere questa rivista, tutta dedicata al Sinclair, questo spazio del utenti Sinclair. Ovviamente una rivista inglese, qui c'erano tutti i vari indirizzi dei vari Sinclair Users, User Club, notizie relative alla vendita ZX80 e nuovi prodotti usciti dalla Sinclair, un po' di spazio per le lettere, come poter utilizzare diciamo qualche cosa e lavorare un po' di più con una suite software della Sinclair, e cominciare diciamo un po' di futurologia, incontri e dialoghi diciamo sulle migliori menti in Gran Bretagna sulla questione del computer del futuro. Poi abbiamo spazio software con un po' di giochi, pubblicità, come praticamente disegnare con un ZX81, pubblicità. Qui abbiamo un kit diciamo per lo ZX81, come arrivava praticamente con i registratori, il computerino, l'aggeggino, le cassette, una micro stampantina. Va bene, Sinclair, eccolo qui, diciamo che cosa si nasconde dietro la luce della Sinclair. Qui un articolo diciamo di informazioni sulla ditta, informazioni diciamo sul business e software, un po' di software per il business per il Sinclair, spazio programmazione, codice macchina per quanto riguarda il Sinclair, pubblicità, e cominciare a fare delle stampantine con cosa stampare, come stampare. Il un po' di humor per quanto riguarda che invade il mercato dei computer, pubblicità in massa, un po' di listati che erano ragionevolmente corti, non erano neanche poi troppo lunghi, a parte questi che era decisamente lungo, ma quell'altro diciamo erano più corti.
primo ritrovo per gli utenti Sinclair. Poi sempre uno spazio, una rubrica dedicata agli aiuti di programmazione, aiuti con il computer, come risolvere vari programmi. Spazio giochi, per quanto riguarda i giochi concettuali, questi sono gli scacchi. Un po' di spazio per gli annunci, per il mercatino del Sinclair. Appassionati, ecco, passiamo oltre. Sinclair User, febbraio 1985, andiamo a vedere di che cosa parlavano. Le ultime notizie su Sinclair QL, sulla, diciamo, il proscenio della presentazione per il mercato del Sinclair QL. Speciale offerta per il software, diciamo, business, quindi promozioni di vendita. Chi sta distruggendo l'industria del software? Come vincere, diciamo, stampanti Brother che possono essere vinte, forse probabilmente sono proprio quelle di cui state pensando anche voi, vedremo. La macchina dallo zio, un'intervista con Sir Clive Sinclair, ok. Una nuova serie di programmi intelligenti e di avventure. Andiamo a vedere, sono circa 148 pagine, quindi è ancora più corta. Dice che 200, siamo scesi a 148 pagine. Andiamo a vedere. Questo è l'indice, abbiamo una serie di spazio per interviste, uno spazio per quanto riguarda, abbiamo, cosa c'è? Il prossimo mese, questi sono annunci, software, lettere, notizie e quant'altro, una serie di rubriche regolari dedicate ai giochi, all'hardware, alle avventure, alla programmazione, ai libri, spazio aiuti, quindi, e lettere. Poi abbiamo una serie di mercatini, una recensione di tutta una serie di software. Per quanto riguarda, si poteva trovare sul software per il Sinclair, intervista con il Sinclair, quindi ok, sono 136, un poco più di 137 pagine, quindi 148, quindi sarà parecchio contratto praticamente la rivista. Qui abbiamo un po' di informazioni, una micro intervista con la grande, diciamo, facilità di utilizzo, grande, diciamo, elasticità dello Spectrum. Qui altre informazioni, diciamo, sulle guerre commerciali tra l'Atari e la Sinclair e via dicendo. Informazioni, diciamo, sull'imminente Natale che stava arrivando, quindi informazioni. Altre informazioni, diciamo, intorno al Sinclair e ai suoi prodotti. Ecco, questo è il Sinclair QL, ci ho fatto un podcast sopra che era stato spacciato come computer business e invece poi finì relegato nel mercato home computer senza avere successo, perché lo potete scoprire nel relativo podcast che ci ho fatto. Pubblicità in massa. Poi abbiamo spazio altre informazioni con software e nuove novità, spazio lettere. Vi ricordo che era l'epoca praticamente del Ghostbusters. Poi abbiamo un po' di giochi, qui spazio a colori, recensioni di giochi e trucchetti su come arrivare in fondo con i relativi giochi, un po' di recensioni sullo spazio dello Spectrum, sulla scena dello spazio del Sinclair, ancora giochi, pubblicità mescolata tutta insieme, continua la recensione del software con un po' di vario di ogni, dai giochi a qualche programma di utilità, per lo più avventure, giochi per lo più giochi avventure. Va bene, io vado veloce. Una tavoletta grafica che è per il Sinclair. E poi abbiamo un po' di altri prodotti probabilmente compatibili con il Sinclair che erano usciti. Poi qui erano diciamo, problemi con il Sinclair, domande e risposte, botta e aiuti,
una recensione sui dischi, per unità di dischi, perché Sinclair praticamente con Micro Drive erano dei bidoni orrendi. Ci ho fatto un podcast e quindi gli utenti a cassette si trovavano bene, o se no dovevano mettere i dischi, che però insomma ci voleva anche un'interfaccia aggiuntiva che non si potevano utilizzare così. Non, il Sinclair non c'aveva spinotti, aveva bisogno di una, eccola qua, un'espansione aggiuntiva per poter pilotare stampanti e disk drive da 5.25, perché il computerino non c'aveva spinotti, c'era solamente uno slot vuoto per l'espansione e poi a cui aggiungere praticamente le periferiche. Confessioni di un hacker, il Sinclair, il mondo del Sinclair, va bene, qui altri compatibili Sinclair o pubblicità, va bene, qui abbiamo diciamo una intervista al Sinclair all'interno della rivista. Poi abbiamo spazio monitor e un pochino di grafica, altre recensioni di pubblicità di stampanti. Qui abbiamo, cos'è questo? Penso sia un gioco. Avventure, sì, spazio avventure, come gestire, come fare, come venirne a capo. Opinioni e recensioni. Poi abbiamo pubblicità, c'era parecchia pubblicità. Qui arriviamo allo spazio dei listati per il Sinclair, e ovviamente questi erano lunghi, ci devono mettere da lì che po' di roba da poter inserire, tanta roba. E poi provare i listati, di nuovo pubblicità del QL, questa era l'espansione che ci si poteva mettere attaccata qui al Sinclair e che poteva praticamente gestire varie cose, stampanti o disk drive. Era evidentemente il selettore per far funzionare l'una o l'altra. Altri listati di programmi, pubblicità per i giochi. Vi ricordo che il link per scaricare questa rivista e altri numeri lo trovate in descrizione di questo file. Altra qui, esplorare diciamo le frontiere spaziali, qui abbiamo praticamente un'avventura, come venirne fuori, come costruire diciamo un tutorial per costruire sostanzialmente avventure, pubblicità, quindi la grande catena al massacro dei problemi con i rivenditori, indubbiamente per quanto riguarda quegli utenti, forse per i prezzi, i problemi di, c'erano vari lamentele che venivano, rapporti, quello che si raccontava, problemi diciamo di vendita, perché il Sinclair lo vendeva per corrispondenza e quelli sui negozi forse probabilmente costavano di più piuttosto che comprarle dal Sinclair. Qui abbiamo Sinclair Business, spazio business, utenti business, quindi un programmino per fare questi grafici statistici e quant'altro. Qui offerte speciali per il software, pubblicità, altre notizie di software per il Sinclair, spazio mercatino, guarda là quanto ce n'era, diffusissimo, vendo, compro, scambio e quant'altro. Qui diciamo aiuto per quanto riguarda la programmazione, programmi con il Sinclair, con le ROM e quant'altro. Qui come riferirci per fare diciamo riparazioni, questo era venduto per posta, una parte c'era da montare, una parte no, qualche volta si comprava in già montato, ma comunque diciamo era, non era un computer proprio interamente costruito, si poteva comprare anche un po' smontato. Qui roba per il software, di nuovo annunci commerciali, mercatini, e poi mi sa che siamo arrivati alla fine, passiamo oltre. Ultimo numero di Sinclair User del dicembre 1985, ricordo che poi la Sinclair finì rapidamente bollita e fu acquistata praticamente dalla Amstrad, che continuò diciamo a vendere il Sinclair ZX Spectrum diciamo sotto un formato diciamo più umano, più ergonomico, molto simile all'Amstrad CPC 464. L'esplosione della Sinclair avvenne perché il Sinclair ebbe a confondersi con il troiaio del triciclo
invece di fare computer, poi inoltre ebbe seri problemi di qualità di componentistica e quindi finì rapidamente bollita. Qui abbiamo, diciamo, l'ultimo numero, altri link per trovare, diciamo, altre riviste della Sinclair USA li trovate in descrizione. Che cosa parlavo nel dicembre 1985? Il diario di Adrian Moll, 100 pezzi per il Dottor Who, con un'esclusiva estratto della storia del Sinclair e poi niente, poco altro. Costava 95 centesimi, 95 pence. Allora, eccoci qua, spazio software, spazio hardware, programmazione, caratteristiche, delle rubriche fisse di notizie, lettere, aiuti, chat, avventure, per gli aiuti, per il software directory, trucchi e trucchetti, listati, una competizione per giochi e anche per il Dottor Who, che era all'epoca un telefilm di fantascienza. Per il software abbiamo una serie di recensioni software specifici per il Sinclair, il mondo del Sinclair, la programmazione e il codice macchina. Ok, andiamo a vedere questa rivistina. 128k per, diciamo, la Gran Bretagna, che stavo uscendo, ecco, questo è il troiaio del triciclo del Sinclair, che praticamente portò alla rovina la Sinclair insieme, perché, diciamo, si misero a confondere su un veicolo che era obiettivamente un troiaio e persero di vista la mission più principale, che era praticamente la produzione di computer con componenti di qualità, e quindi di conseguenza affondò. Poi abbiamo, questa è la pubblicità del Commodore Plus 4, da notare che era in competizione con su rivista Sinclair. Qui abbiamo spazio notizie, altre notizie per quanto riguarda varie cose, vabbè, sempre pubblicità. Questi c'erano addirittura dei cruciverba, pubblicità con una serie di notizie, offerte pubblicitarie, spazio per le lettere. Qui abbiamo una serie di chattate con domande su giochi, come uscirne, come fare praticamente recensioni di giochi, come si gioca, che trucchetti, come vincere, una serie di recensioni e anche trucchetti su come utilizzare il software. Qui il software che simula il surf, altri giochi, videogiochi, recensioni con dritte, programmi musicali, Impossible Mission. Ok, e qui abbiamo varie, vado rapidamente, il link per scaricare Sinclair User lo trovate in descrizione, quindi se volete approfondire il ricordo e andare a vedere di cosa parlavano qui al spazio software QL del Sinclair, praticamente lo potete andare a scaricare e a vedere come era il mondo dell'informatica in Gran Bretagna per quanto riguarda il Sinclair, che un po' arrivarono in Italia, ma comunque un po' molto meno del grande successo che ebbe qui il mondo hardware, dischi. In Italia ebbe minor successo del grande successo che ebbe sostanzialmente in Gran Bretagna. C'era parecchia pubblicità, qui istruzioni, diciamo, per il codice macchina, rubriche per imparare, diciamo, il codice macchina del Sinclair, come uscire, diciamo, informazioni, questi che erano forse su giochi o su comunque programmatori, interviste. Va bene, pubblicità, word processor, c'era anche word processor per Sinclair, bene, pubblicità, molta pubblicità, indubbiamente, praticamente era una rivista letta. Qui si fa della storia, diciamo, del Sinclair da piccino, cosa ha fatto, quando ha iniziato, poi va bene. Qui il Sinclair nelle scuole, di nuovo offerte, compilatori per il Sinclair, pubblicità, c'era parecchia roba indubbiamente per il Sinclair in Gran Bretagna, c'erano riviste, ha trovato una buona accoglienza, ottima direi.
Peccato che poi però finì bollita l'azienda perché si perse per strada, confondendosi con i tricicli di merda invece che stare a curarsi della qualità dei propri computer, elevando tutti i difetti, ad esempio sul microdrive, oppure mettendo, diciamo, abbandonando le stronzate proprietarie per prendere magari hardware più standard che costava meno e che era più affidabile. Qui sono spazio degli stati, pubblicità, che vado veloce. Qui cos'è per quanto riguarda un software, una serie di videogiochi, una rubrica, avventure e giochi, recensioni, mescolata con la pubblicità tutta insieme. Va bene, e poi spazio ovviamente per gli annunci, annunci di software, software per la directory, tutto quello che non è stato recensito e dove trovarlo, enorme massa di pubblicità, spazio per le lettere. Ok, abbiamo finito. Se siete interessati a scaricare altri numeri dal Sinclair User, il link lo trovate in descrizione. Ciao, alla prossima!